Vado in banca. Hai bisogno di prelevare? Di fiducia per il mio progetto d'impresa. Oh, allora andiamo in banca, ma in BCC di Roma. Con il conto Impresiamo BCC sosteniamo i tuoi progetti migliori. È il locale giusto. Possiamo metterci più di 30 coperti e mia moglie è talmente brava in cucina che i clienti faranno la fila. Se gli lasci qualcosa da mangiare. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice. Io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana, i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice. Io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. Per la tua pubblicità o la promozione della tua azienda su Cronaca di Rieti e sabeniatv.it chiama 337 10 50 204 oppure 392 13 24 394. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. A Cantalice, da oltre 30 anni, il ristorante La Pannocchia offre ai propri clienti cucina sana e genuina, ingredienti freschi e di altissima qualità, specialità alla griglia, ricette di carne, particolarità stagionali, il tutto condito con gentilezza e cortesia. Ristorante La Pannocchia ti aspetta per deliziare il tuo palato con i suoi straordinari piatti e le sue strepitose pizze. Ristorante e pizzeria La Pannocchia. Via Andrea Costa 123, Cantalice, in provincia di Rieti. Telefono 0746 65 32 46.
Mercoledì 8 luglio ci sarà anche una rappresentanza degli allevatori e dei produttori del settore lattiero caseario laziale davanti al Parlamento per ricordare a consumatori e politici che i formaggi e lo yogurt si fanno con il latte e non, come vuole imporre l'Unione Europea, anche con la polvere di latte, le cagliate congelate e altri sottoprodotti che del latte non hanno neanche il colore bianco, così col Diretti Lazio. Le incoerenze di un'Europa che in nome della libertà di concorrenza vuole imporre standard qualitativi a ribasso per prodotti caratteristici e tipici dei nostri territori, mette a rischio il lavoro anche delle circa 1500 aziende lattiero-casearie che operano nel Lazio, oltre che le eccellenze di formaggi della tradizione e di quelli che rappresentano un fiore all'occhiello delle nostre terre, ha dichiarato il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. La contraddizione, ha proseguito Aldo Mattia, direttore di Coldiretti Lazio, risiede nel fatto che nelle stesse ore, mentre manifesteremo a Roma, a Milano, nel padiglione Coldiretti Expo, la Coldiretti del Lazio presenterà al mondo le proprie eccellenze agroalimentari, fondate sulla qualità della materia prima e sul lavoro degli agricoltori che sul prodotto mettono la propria faccia e la propria reputazione. Non a caso la Coldiretti ha portato all'Esposizione Universale di Milano i propri produttori da protagonisti, volendolo annunciare al mondo già a partire dai maxi volti degli imprenditori soci che campeggiano sulle pareti del proprio padiglione. In questi ultimi giorni abbiamo assistito all'ennesimo teatrino politico con scambi di lettere pubbliche piene di parole prive di contenuti che ai più sono parse studiate a tavolino, così il direttivo del comitato Pendolari Reatini. Assessore Civita, ma per lei discutere un'ipotesi significa imporla con modalità non condivisa con i pendolari, come è successo per i festivi? Dal suo intervento si evince di nuovo con amarezza che non conosce nulla delle problematiche del pendolarismo retino. Le fasce di morbida da lei citate, ossia orario non pendolare, nella realtà reatina non esistono. Al ritorno da Roma, cosa da lei omessa, secondo la sua ipotesi si prevederebbero solo corse singole dirette, che, vista la politica aziendale, è facile dedurre che passeranno per Monterotondo, hanno continuato dal direttivo del comitato. Poi l'appello a Melilli. Alla luce di quanto esposto, onorevole, è questo ciò che lei realmente si augura per la sua provincia, o dobbiamo pensare che la sua lettera sia stata solo un lavarsi la coscienza alla Ponzio Pilato? Onorevole Melilli, hanno concluso dal Comitato dei Pendolari Retini, da segretario regionale del Partito Democratico, provi a comportarsi almeno come il segretario di sezione piddino di Orte, nel difendere gli interessi dei suoi concittadini contro questa caricatura di politica trasportistica regionale. Nei giorni scorsi l'assessore ai lavori pubblici del comune di Rieti, Alessandro Mezzetti, ha inviato la convocazione ai sindaci della provincia di Rieti e dei tre comuni della provincia romana per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo Rieti. La convocazione è fissata per mercoledì 22 luglio alle ore 11 presso la sala consiliare del comune e questo è l'ordine del giorno. Presentazione e avvio delle attività, consegna e illustrazione di una bozza di delibera di consiglio comunale e di uno schema della convenzione che disciplini la stazione appaltante. Con il primo decreto Letta, il legislatore ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare adeguandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza. L'articolo 14 del decreto ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale in quanto servizio pubblico debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali titolari del servizio pubblico gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione.
sono esattamente 26.000 litri di gasolio di contrabbando sequestrati dalle Fiamme Gialle nel corso di un'operazione condotta in Bassa Sabina a ridosso dei più importanti raccordi autostradali. Durante un servizio notturno i finanzieri hanno bloccato un auto articolato proveniente dalla Slovenia e condotto da due italiani. Controllando la documentazione ed il carico, i militari sono subito apparse contrastanti sia le diciture apposte sui documenti che l'incompatibilità del luogo ove si trovava il carico con quello di destinazione. Anomale anche le dichiarazioni dei due autisti. Dai riscontri eseguiti la documentazione risulterebbe falsa. I conducenti sono stati entrambi arrestati. Attraverso analisi specifiche sono intanto in corso gli accertamenti di rito per appurare l'esatta qualità del prodotto sequestrato. Il distretto sociale Rieti 3, di cui fa parte anche Fara in Sabina, ha emesso un avviso pubblico per l'erogazione di contributi a contrasto del disagio abitativo. Lo scopo è quello di aiutare le famiglie a superare particolari momenti di difficoltà. Si tratta di un sostegno momentaneo, ha dichiarato il sindaco Basilicata, che nasce per assistere economicamente le famiglie senza casa, colpite da calamità naturali o da eventi di straordinaria emergenza, perdita dell'alloggio a seguito di sfratto, abbandono volontario dell'alloggio per impossibilità al pagamento del canone di locazione, ma anche disgregazione dei nuclei familiari laddove le condizioni sociali ed economiche impediscano di farsi carico della risoluzione in maniera autonoma. Possono usufruire del servizio anche coloro che, pur avendo reperito un alloggio in locazione, non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone per sopraggiunte difficoltà di natura socio-economica. Il contributo straordinario erogato una tantum ammonta a massimo 1.500 euro per i nuclei familiari con minori a carico, mentre al massimo di 1.000 euro senza minori. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune di residenza entro il prossimo 3 agosto. Erano usciti per una camminata all'interno della riserva naturale Monti Navegna e Cervia, poi l'allerta lanciato dai parenti per il mancato rientro dei ragazzi. A far scattare l'operazione è stata una segnalazione dei carabinieri di Ascrea. Il primo dei due giovani è stato trovato nei pressi dell'abitato di Paganico in evidente stato di disidratazione a causa del caldo in questi giorni, mentre il secondo è stato recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco, levatosi dal capoluogo Sabino sulla sommità del Monte Cervia, anch'egli in difficoltà per la calura e la stanchezza. Ad entrambi sono stati prestati i primi soccorsi dal presidio del 118 di Paganico. Alle operazioni di ricerca ha partecipato anche la forestale di Rieti. Luigi D'Antonio della FIOM CGL di Rieti, allora avvertenza solsonica, domani incontro con Gala, giornata dunque molto attesa. Sì, giornata attesa, l'abbiamo sollecitato questo incontro, è un po' di tempo che va fatto, siamo preoccupati, sono preoccupati i lavoratori che dopo mesi che abbiamo fatto l'accordo non c'è ancora la definizione dei tempi di ripartenza. È opportuno dunque per questo definire con Gala i tempi per la ripartenza. L'accordo è stato fatto con Solsonica, è stato fatto il fitto di ramo d'azienda, ha coinvolto alcune persone dall'inizio del mese, però è importante che si sia partite, però bisogna coinvolgere anche la produzione, perché il grosso dei lavoratori sta all'interno della produzione, quindi è fondamentale che ci siano dei segnali positivi, dei segnali di ripresa. C'è tempo fino al 17 luglio per aderire al progetto Lazio Terre dell'Olio, promosso dalla Camera di Commercio di Rieti insieme al Lazio Innova e dalle Camere di Commercio di Latina e Viterbo, con il contributo di Arsial nell'ambito dell'ampio programma di valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali organizzate in occasione di Expo da Regione Lazio, Roma Capitale e Union Camere Lazio. Il progetto Lazio Terre dell'Olio punta in particolare a promuovere
percorsi delle DOP Sabina, Canino, DOP Colline Pontine, DOP Tuscia, che attraversano territori che, come quello reatino, vantano una grande ricchezza culturale ed un sorprendente patrimonio storico e naturale, veicoli quindi straordinari per la definizione di nuovi percorsi turistici a tema. Vertenza Schneider, è ora di ripartire, lo vogliono i lavoratori, lo vogliono i sindacati, come precisato da Luigi D'Antonio della FIOM CGIL di Rieti. Dopo l'accordo fatto c'è la necessità che si definisca un accordo preciso tra Lexos e Schneider, indipendentemente dai numeri che sono presenti. Lexos ha intenzione di andare avanti e noi molti lavoratori, non tutti, ci hanno scommesso, quindi è importante dare delle risposte. Ed è fondamentale che siano delle risposte positive rispetto alle richieste inoltrate. Noi vogliamo che la Schneider mantenga le promesse fatte al Ministero, sia in termini di supporto al nuovo soggetto industriale, sia in termini di commesse. Non è possibile rimettere in discussione le commesse, perché le commesse sono quelle, la parte fondamentale dell'accordo, che danno garanzie per il futuro, e quindi invitiamo Schneider a definire finalmente un accordo concreto commerciale che dia prospettive e sviluppo allo stabilimento reatino. Basta con Italia a senso unico, quelli sul lavoro e sui servizi, mai sugli sprechi e sulle cattive gestioni. Così Enrico Turchi della Filcams CGIL di Rieti ritorna, rivolgendosi alla provincia sulla questione di risorse sabine. Ad oggi nell'amministrazione provinciale e nella regione hanno dato riscontro alla richiesta di riaprire un tavolo di confronto, ha dichiarato il sindacalista, né hanno dato un seguito alle promesse fatte in varie sedi ai lavoratori che con coraggio e tenacia continuano a rivendicare il posto di lavoro venuto meno in seguito alla sciagurata delibera della giunta provinciale che ha posto risorse sabine in liquidazione. Occorre passare dalle parole agli atti concreti che finora, nonostante la miriade di buoni propositi, non si sono visti. Non ci rassegniamo infatti alla paradossale situazione per la quale si chiude un'azienda che aveva lavori e servizi in portafoglio, lavori e servizi che comunque andranno svolti se non si vorrà ulteriormente penalizzare il cittadino del territorio di Rieti. Quella di risorse sabine, ha continuato Turchi, è solo una delle tante crisi che si affrontano chiudendo il confronto e l'ascolto. Finirà allora che questo territorio resterà per la Regione Lazio una sorta di colonia, e allora avrebbe pienamente ragione chi da tempo guarda il futuro proprio e dei propri figli nelle regioni limitrofe, chi verso l'Umbria, chi verso le Marche e chi verso l'Abruzzo. Opere, 22 artisti, 10 opere collettive. Sono questi i numeri dell'edizione In Flora 2015, il percorso museale all'aperto fatto di installazioni e opere d'arte ad argomento floreale. A realizzarle artisti diversamente abili non solo del centro Sant'Eusanio, ma anche delle città gemellate di Saint-Pierre-les-Eaux-Bœufs e di Nordon. Si possono ammirare in via del Torrione, via delle Stelle e via Sant'Eusanio nel quartiere di Porta d'Arce. Intanto per il prossimo anno, e questa è la novità per ora più eclatante, hanno già aderito Cuba e Polonia. Passata l'estate, dal 3 al 7 settembre, In Flora esporrà in Germania, a novembre in Francia. Tra le altre particolarmente apprezzabile, l'opera collettiva realizzata dai ragazzi autistici del centro Sant'Eusanio, intitolata Donna di Fiori, firmata da Andrea, Adriana, Simone, Manuelino e Annalisa. Al via il progetto Estate Sicura 2015, come vincere il caldo, della ASL di Rieti. Le temperature elevate possono costituire un serio pericolo per la salute, soprattutto per i soggetti fragili come anziani, bambini, persone non autosufficienti e chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta. Per questo a livello nazionale è stato istituito un piano operativo per la prevenzione degli effetti sulla salute da ondate di calore. Queste le regole
regole suggerite dalla ASL di Rieti. Innanzitutto è necessario consultare il medico di famiglia in quanto è colui che conosce meglio le condizioni di salute dei suoi assistiti. È inoltre opportuno effettuare più frequentemente il controllo della pressione arteriosa. Nessuna iniziativa deve essere assunta autonomamente circa l'eventuale sospensione, anche temporanea, di terapie farmacologiche già in atto. La direzione aziendale della ASL di Rieti ricorda inoltre che, in caso di bisogno, durante le ore notturne o nei giorni festivi, ci si può rivolgere al servizio di continuità assistenziale ex guardia medica del territorio di residenza, chiamando il numero verde 800 19 99 10 tutti i giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo e il sabato, domenica e o altre festività. In caso di malore improvviso è possibile inoltre attivare il servizio di emergenza sanitaria chiamando il numero 118. Fino al 15 settembre sarà inoltre attivo il piano operativo regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, attivato dalla Regione Lazio con il coinvolgimento dei medici di medicina generale a tutela degli anziani che rimangono soli nel periodo estivo e degli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. Carta e penna alla mano, il segretario generale dell'UGL di Rieti, Marco Palmerini, scrive al sindaco Simone Petrangeli e all'assessore regionale Refrigeri sulla questione del rilancio del Terminillo. Il suo appello in particolare è all'accelerazione del progetto e muove dalla preoccupazione dei tempi lunghi delle decisioni sulla via e della valutazione d'incidenza, tempi che dovrebbero, come detto in più occasioni, già essere scaduti. Per questo, dice Palmerini, chiedo un vostro intervento importante che possa accelerare le approvazioni con tempi certi, permettendo la realizzazione della conferenza dei servizi indetta per la fine di luglio. La speranza è quella di non vedere vanificati gli sforzi fatti da tutti con la conseguente perdita di un altro anno deleteria per le già gravi condizioni socio-economiche del territorio. È superfluo dire che questo progetto, ha dichiarato Palmerini, è al momento la principale, forse più veloce via di ripresa turistica ed economica del Reatino. Il Terminillo deve tornare ad essere il fulcro dell'economia reatina, combinando lo sviluppo del turismo invernale con quello estivo. Il rilancio della nostra montagna significa anche più occupazione. Solo attraverso più lavoro si potrà infatti parlare di rilancio dei consumi e di benessere dei cittadini. Sarà presentato lunedì 13 luglio nella sala conferenze della Camera di Commercio di Rieti il progetto Made in Italy Eccellenza in Digitale, che vede localmente protagonista l'ente camerale reatino promosso da Google in collaborazione con Union Camere. Il progetto coinvolgerà per i prossimi 9 mesi imprese reatine che, grazie alla presenza di 2 giovani esperti, verranno aiutate in maniera totalmente gratuita a migliorare la loro presenza sul web, avviando così un percorso di digitalizzazione delle eccellenze locali. Il programma della conferenza prevede, dopo il saluto del presidente dell'ente camerale reatino Vincenzo Regnini e del segretario generale dell'ente Cipriano, l'intervento di Diego Ciulli e la presenza del team di Public Police Google, del progetto e delle attività previste, con la possibilità di porre ai relatori specifici quesiti e di presentare la propria manifestazione di interesse al progetto. Il caldo è arrivato, l'estate anche, e le ferie sono dietro l'angolo. Dove andranno i reatini in vacanza quest'estate? C'è chi partirà per mete europee. Quest'anno meta, diciamo, un po' insolita perché vado a Cracovia. Va bene, insomma, comunque, una meta estera per quanti giorni? Una settimana. Vedrò anche di fare un giro nell'Interland. E chi invece trascorrerà i giorni liberi dall'attività lavorativa nelle isole maggiori della nostra penisola? Quest'anno settembre, ancora non ho programmato però. Ancora nulla? Ancora niente. Possibili mete? Forse Sardegna. Ah, benissimo, rimaniamo sul classico. Esatto. Le vacanze per quest'estate? Sicilia. Come mai questa meta?
perché abbiamo degli amici giù originari della Sicilia e ci hanno invitato. Quindi per quest'anno diciamo rimarrà in Italia? Sempre in Italia. Ma c'è anche chi sogna una vacanza al di fuori dell'Europa, con attrattive avventurose. Sudafrica, Seal Island, gabbia a vedere gli squali bianchi che inseguono l'otarie, lo giuro. Questo, ecco, quella è una cosa che farei. Ma per chi parte, c'è anche qualcuno che ha scelto Rieti come meta delle vacanze. Un turista brasiliano ha preferito la città dei Flavi per trascorrere le sue vacanze. Salve, dove andrai in vacanza quest'estate? No, io già sono in vacanza. Ah, lei è già in vacanza qui a Rieti? Sì, a Rieti. Ma da dove viene? Da Brasile. Ah, e come mai ha scelto Rieti come meta? Perché qua è un bellissimo paese, c'è storica, è più vecchia di Roma. È la prima volta che viene qui a Rieti? No, la quarta volta. Ah, un affezionato della città? Sì, mi piace molto qua. Qualcuno, in ultimo, rimarrà in città senza spostarsi. Dove andrete in vacanza quest'estate? Qui a Rieti. Qui a Rieti non ci sono in programma grandi spostamenti per adesso? No, assolutamente. Uffici postali di Rieti, file eccessive oppure no? Tantissimo, cioè abbiamo rinunciato e non è possibile. Sì, addirittura, tornerete un'altra volta. All'ora di pranzo, sicuramente. Un po', normale. Altri disservizi? Normale, non è che c'era più di tanta fila. Quindi siete stati fortunati oggi? Sì. Personale gentile oppure no? Gentile, anzi ci abbiamo pure chiacchierato. Qui in generale, vabbè, penso in linea di massima va bene. Invece in altri uffici postali più periferici? Anche, Madonna del Cuore è un po' più calma, però per il resto... La fila di solito è lunga? No, beh, oggi sì. Ho constatato che magari se ci stanno delle persone un po' anziane... È per loro che c'è un po' di tempo da mettere in campo, insomma, da sfregare un po' di tempo. Gli altri magari un po' più riescono a essere più agili in tutte le manovre che servono. Lei utilizza il postamat oppure no? Sì. È sempre funzionante? Sì, è sempre funzionante. In questo caso, per esempio, ne ho visti due di sportello aperto, due o tre mi sembra, per cui insomma sì. Quindi possiamo dire che a Rieti, almeno all'ufficio di Via Garibaldi, le poste italiane funzionano e funzionano pure bene. Ecco, ma io per esempio se posso dire un'altra cosa, invece per esempio che mettessero il numeretto e in quelle altre che stanno in viale Sassetti o viale Matteo Cucci, come che si vuol dire, se magari lì la fila non riesce mai a capirla o sia come, oppure i sportelli sono tre o quattro. Insomma, ci stanno più quelli per i pacchi e robe, eccetera, magari quelli per essere raccomandati o conto correnti, se ne sta qualcuno in meno, possono insomma, fare quel tipo di manovra lì. Servizio buono o ottimo? Buono. Non ottimo perché? Perché ci vengo poco, facciamo tutto, ormai si possono pagare dappertutto, no? Bollettini, quindi le poste... Si evitano le file. Solamente per loro, per la pensione, basta. Di solito trova tanta fila alle poste oppure no? Abbastanza. In quei casi che cosa fa? Torna indietro, ripassa? No, di solito prendo il numero, magari faccio qualche altra cosa. Il personale è gentile oppure no? Sì, è gentile. Qualche consiglio utile per migliorare il servizio? Non lo so, forse nei momenti di punta qualcuno in più negli sportelli magari. Amore, vado in banca. Hai bisogno di prelevare? Di fiducia per il mio progetto d'impresa. Allora andiamo in banca, ma in BCC di Roma. Con il conto Impresiamo BCC sosteniamo i tuoi progetti migliori. È il locale giusto. Possiamo metterci più di 30 coperti e mia moglie è talmente brava in cucina che i clienti faranno la fila. Se gli lasci qualcosa da mangiare. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice. Io mangio reatino, io mangio genuino.
direttamente dalla piana i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. Per la tua pubblicità o la promozione della tua azienda su Cronaca di Rieti e sabeniatv.it chiama 337 1050 204 oppure 392 13 24 394. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking. Propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23 oppure 339 22 74 096. A Cantalice, da oltre 30 anni, il ristorante La Pannocchia offre ai propri clienti cucina sana e genuina, ingredienti freschi e di altissima qualità, specialità alla griglia, ricette di carne, particolarità stagionali, il tutto condito con gentilezza e cortesia. Ristorante La Pannocchia ti aspetta per deliziare il tuo palato con i suoi straordinari piatti e le sue strepitose pizze. Ristorante e pizzeria La Pannocchia, via Andrea Costa 123, Cantalice, in provincia di Rieti. Telefono 0746 65 32 46.